Dir, i Pörti, Frau Schwarz-Jörg, Reiden, Braun, Arbeut, Szechtland, Ingekleetrand, Kristallen, Leus, Fettler, Au Bonner, Beat. Un saluto a tutti. Oggi parleremo del periodo di prova. Una delle clausole più delicate e più importanti che possono essere inserite all'interno del contratto di lavoro. E ne parleremo anche alla luce delle novità che sono state introdotte dal decreto trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto del 2022, che oltre ad aver inserito alcuni obblighi eh, informativi a carico del datore di lavoro, ha anche chiarito diversi aspetti relativamente a questa particolare clausola. Innanzitutto definiamo cos'è il, il patto di prova. È un, eh, un accordo con il quale le parti, quindi datore di lavoro e lavoratore, volontariamente subordinano la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro a un determinato periodo, detto appunto periodo di prova. Il periodo di prova serve ad entrambe le parti perché serve al lavoratore per verificare la convenienza del rapporto di lavoro e serve all'attore di lavoro chiaramente per valutare le capacità tecnico-professionali del lavoratore, nonché la sua personalità e la sua attitudine ad integrarsi con i colleghi nel contesto produttivo è importante sapere che il periodo di prova è un elemento accessorio al contratto di lavoro e non un elemento essenziale quindi il contratto di lavoro può benissimo esistere anche senza il periodo di prova le parti possono accordarsi nel non apporre il periodo di prova all'interno del contratto e il contratto è comunque assolutamente valido e anzi ci sono delle situazioni che poi vedremo in cui il periodo di prova proprio non può essere a posto per quanto riguarda la forma del patto di prova e questo deve essere stipulato necessariamente per iscritto, il che significa che un patto di prova stipulato verbalmente non ha alcun tipo di validità, così come non è valido un patto di prova sottoscritto anche solo il giorno successivo all'inizio del rapporto di lavoro, perché l'altro requisito fondamentale dal punto di vista formale è che il patto di prova sia stipulato prima dell'inizio della prestazione lavorativa. Non è neanche valido un periodo di prova eh, che il lavoratore ha, eh, ha consentito verbalmente, ma che è stato poi sottoscritto successivamente all'inizio del rapporto di lavoro. È importante anche capire che durante il periodo di prova il rapporto di lavoro è già regolarmente instaurato, quindi è già stata inviata ai, agli enti competenti la comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione. Altre forme di prova, per così dire, non sono regolari. Altro requisito importante è quello della durata. Quanto può durare un periodo di prova? Il periodo di prova dura in funzione della qualifica e del livello di inquadramento del lavoratore ed è stabilito dalla contrattazione collettiva. Quindi per ogni contratto collettivo a seconda del livello di inquadramento del lavoratore ci sarà una diversa durata del periodo di prova. A prescindere poi da quello che eh, definiscono i contratti collettivi, il periodo di prova comunque deve sottostare ad alcuni limiti stabiliti direttamente dal legislatore. Quindi per quanto riguarda gli impiegati eh, direttivi o con funzioni eh, comunque apicali, il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, mentre in tutti gli altri casi per gli operai o per gli impiegati che non abbiano funzioni direttive, il periodo di prova non può durare più di tre mesi. Il decreto trasparenza poi ha confermato una situazione che la giurisprudenza aveva già consolidato, ovvero sia che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di durata inferiore all'anno, pensiamo a un tempo determinato di sei mesi ad esempio, il periodo di prova deve essere riproporzionato in base alla durata del contratto a termine. Quindi, ad esempio, se eh, abbiamo un periodo di prova di un anno generalmente per un impiegato di un certo livello, se il contratto eh, di lavoro eh, dura sei mesi, il periodo deve essere dimezzato in questo caso. Bisogna fare anche attenzione al fatto che il periodo di prova all'interno dei contratti collettivi può essere espresso sia in giorni di calendario che in giorni di effettiva prestazione lavorativa. Questo dipende generalmente dal contratto collettivo mh, e dal settore. In genere nel settore della metalmeccanica, ad esempio, il periodo di prova è espresso in giorni di calendario, mentre in altri settori come quello del commercio o dei pubblici esercizi, il periodo di prova è espresso in giorni di effettiva prestazione lavorativa. Per concludere eh, sulla durata del periodo di prova, eh, il decreto trasparenza ha anche stabilito che nel momento in cui intervengono eh, alcuni eventi come una malattia, eh, un infortunio o congedi di paternità o maternità obbligatori, il periodo di prova deve essere sospeso per la durata di questi congedi. Quindi sempre ad esempio di un periodo di prova di un mese, se nell'arco di quel mese il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia per la durata di una settimana, il periodo di prova inizialmente stabilito nel contratto deve essere prorogato di una settimana. Altro requisito fondamentale ai fini di un, di un patto di prova che possa essere ritenuto lecito è l'indicazione delle mansioni. Infatti non è sufficiente che il periodo di prova all'interno del contratto eh, faccia riferimento solo alla figura di un impiegato o di un operaio di un certo livello. È necessario che le mansioni vengano dettagliate nella maniera più specifica possibile e questo tutela del lavoratore che deve avere bene in mente. Deve avere ben chiaro il perimetro di attività entro il quale viene valutato. La giurisprudenza ha ritenuto legittimo anche, in alternativa a un'indicazione dettagliata delle mansioni, un rinvio al contratto collettivo, purché però questo rinvio sia specifico. Per esempio, è recente, una, del 6 marzo del 2023, una, sen una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nella quale i giudici hanno ritenuto illegittimo un patto di prova che nel contratto faceva riferimento generico a un capo area eh, del contratto collettivo, ma eh, il contratto collettivo per quel livello stabiliva molte figure di capo area, di conseguenza il lavoratore non poteva avere bene in mente quali eh, potevano essere le attività sulle quali veniva valutato e quindi. Ha impugnato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova e i giudici gli hanno dato ragione, hanno ritenuto che il periodo di prova apposto a quel contratto era illegittimo proprio perché non era chiara l'indicazione delle mansioni. Può essere ripetuto il periodo di prova tra le stesse parti in occasione di più contratti per l'esecuzione delle stesse mansioni? La risposta è no. Ma eh, questa risposta non, è, non era così scontata prima dell'entrata in vigore del decreto trasparenza, in quanto c'erano alcune situazioni in cui eh, si riteneva legittimo eh, ripetere il periodo di prova in occasione di una successione di contratti nel momento in cui tra un contratto e l'altro eh, trascorreva un significato periodo di tempo. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, il datore di lavoro durante il periodo di prova non valuta solo le capacità tecniche e professionali del lavoratore, ma valuta anche la sua personalità, la sua attitudine, tutte caratteristiche che per condizioni di vita, per problemi di salute, per qualsiasi altra circostanza, sono suscettibili di cambiare nel corso del tempo. E quindi c'erano alcune situazioni in cui si riteneva legittimo eh, apporre di nuovo un periodo di prova quando tra le stesse parti e per lo svolgimento delle stesse mansioni si stipulavano più contratti. Ora questo non sembra essere più possibile perché il decreto trasparenza ha stabilito definitivamente che il periodo di prova non può essere ripetuto. Attenzione che il periodo di prova non può essere ripetuto neanche in alcune particolari situazioni in cui il datore di lavoro formalmente può non essere lo stesso, ad esempio nel caso in cui il lavoratore abbia avuto un contratto con un'agenzia per il lavoro e viene inviato quindi in missione presso un'azienda utilizzatrice, se poi l'azienda assume direttamente quel lavoratore, formalmente il datore di lavoro cambia, perché il datore di lavoro del lavoratore non sarà più l'agenzia per il lavoro, ma sarà l'azienda stessa, però il periodo di prova in questo secondo contratto non potrà essere apposto. Ma abbiamo visto eh, quelli che sono i requisiti principali affinché un patto di prova possa essere inserito all'interno di un contratto. Vediamo adesso quali sono le conseguenze in caso di recesso. Durante il periodo di prova, infatti, le parti possono liberamente recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di eh, motivare la propria scelta e senza dover rispettare alcun termine di preavviso. Che cos'è il preavviso? Il preavviso è un periodo di tempo durante il quale la parte che recede dal rapporto eh, deve rispettare eh, prima di, di interrompere il, la prestazione lavorativa. Di conseguenza la parte che subisce il recesso, nel momento in cui chi recede non rispetta il preavviso, deve essere indennizzata. Ad esempio, se il lavoratore ha un mese di preavviso e recede dal contratto dall'oggi al domani, il datore di lavoro può trattenere dall'ultima busta paga del lavoratore un importo pari al mese di mancato preavviso. Ecco, il preavviso durante il periodo di prova non opera come istituto, di conseguenza le parti possono decidere liberamente di recedere da un giorno all'altro senza doverlo rispettare. Se il lavoratore viene licenziato per mancato superamento del periodo di prova, può impugnare il licenziamento ma non può, non può entrare nel merito della scelta del datore di lavoro, perché il datore di lavoro è libero di eh, licenziare per mancato sovramento del periodo di prova un lavoratore senza dover motivare la propria scelta. Quindi il lavoratore, se impugna il licenziamento, dovrà dimostrare che questo non si è svolto secondo i termini e nelle modalità previste dalla normativa, perché magari non c'erano i requisiti di cui abbiamo parlato prima, oppure perché è stato adibito a mansioni diverse da quelle che erano indicate nel periodo di prova. In questo caso potrà, il datore di lavoro potrà essere eh, condannato a far proseguire il periodo di prova rimanente al lavoratore in alternativa eh, a risarcirlo del danno subito. Ma le conseguenze potrebbero anche essere più pesanti per il datore di lavoro, sempre prendendo come riferimento la sentenza del 6 marzo 2023 della Corte d'Appello di Milano di cui abbiamo accennato prima, in quel caso il lavoratore, nel momento in cui è stato dichiarato illegittimo il periodo di prova posto al contratto, è stato reintegrato all'interno del rapporto di lavoro, gli è stata erogata una cospicua indennità risarcitoria e l'attore di lavoro ha dovuto versare i contributi previdenziali. Di conseguenza, il, come abbiamo visto, in definitiva, il periodo di prova è davvero una clausola particolarmente importante e delicata da inserire all'interno del contratto di lavoro ed è per questo che eh, le parti devono avere ben chiaro quali sono i limiti e i requisiti che il periodo di prova deve avere perché possa essere lecitamente inserito all'interno di un contratto di lavoro, onde evitare conseguenze in caso di rivendicazioni future. Con questo ho finito l'intervento di oggi. Per qualsiasi informazione o approfondimento, potete contattarmi all'indirizzo mail che vedete in sovraimpressione. Svitlandi